La prima persona a cui Libera questa sera dice grazie è Marilena Monti. Gli occhi di miele mestizia che noi ti faremo giustizia. Con questi versi Marilena Monti, artista poliedrica che non ha bisogno di presentazioni, ha sempre profuso il suo amore e il suo impegno per la sua terra di Sicilia e tramite le sue doti di autrice, di testi, cantautrice, interprete, regista teatrale, ha sempre rappresentato un'immagine diversa, quella vera, di chi si impegna con passione nel rispetto degli altri. Artista che guarda dentro le cose, le persone, i sentimenti, restando lei stessa affascinata, trasmettendo nell'interpretazione emozioni che in un secondo tempo invitano a riflettere. Nonostante i numerosi riconoscimenti ricevuti in campo letterario, teatrale e artistico in generale, e non ultimo il titolo a commendatore al merito da parte del Presidente della Repubblica Napolitano, Marilena è rimasta sempre la stessa, semplice e senza fronzoli. Portatrice di riscatto culturale come unica fonte del vero cambiamento, canta, scrive e interpreta la sua sicilianità attraverso il carattere vero e quel patrimonio concreto che la nostra gente rappresenta. Portatrice di riscatto culturale, di cambiamento ed impegno, ti proclamiamo commendatore della vera sicilianità, oltre che vera rappresentante di quell'universo femminile che ancora una volta deve essere difeso e salvaguardato per il futuro dei nostri giovani. Brava! Grazie, io sono veramente emozionato, devo dire che le parole bellissime e mi hanno commosso. In questi casi io che sono una che vive di parole, che esiste perché esiste la parola, che ha molto creduto per il principio del verbo, perché io scrivo, canto, racconto e credo che sia questa la mia ragione di vita. Raccontare adesso ho un attimo di defiance perché la sintesi che avete fatto meravigliosa di me, anzi ne voglio una copia assolutamente da pubblicare su Facebook la stessa con tutti i video consentendo mi ha veramente... abbiamo la pergamena Marilena per... grazie, mi sono veramente grata, è una serata importante, grazie Libera, grazie per il senso, il significato, la meraviglia di ciò che va creando soprattutto tra i giovani, per i giovani, questo io trovo sia essenziale, fondamentale, perché bisogna imparare da piccoli ed è un percorso che va fatto, io lo faccio nei miei laboratori di scrittura, di teatro, cerco sempre di portare un messaggio di legalità anche attraverso piccole cose, legalità in fondo è, come dicevo quando ci siamo sentiti con Rino Marino la stasera per telefono, dicevo legalità è anche rispettare il turno alla fila alle poste quando si è rotta la macchinetta dei pizzini, si comincia da lì credo, e quindi ogni contributo, ciascuno con i propri strumenti e con tutta la buona volontà che questa sera gli amici hanno dimostrato di avere, è importante, è grande, e quindi grazie Libera.